Presidente, oggi in visita il nuovo pronto soccorso di Sanremo, insomma un pronto soccorso di qualità. Sì, è un salto di qualità molto rilevante rispetto alla struttura attuale, un accesso diretto ai reparti sia per i pazienti più gravi in rianimazione sia per quelli con codici bianchi e verdi che però devono andare nei reparti ospedalieri di degenza. È un'operazione che è conclusa per la parte edilizia, adesso ci sono i collaudi. L'installazione delle macchine, TAC, macchine per la diagnostica, con l'obiettivo di aprire il pronto soccorso operativamente in primavera. Presidente, un investimento da 4 milioni che poi si va a sommare ad altri con il Palasalute e il Palafiori che fanno diventare Sanremo una città importante sul piano sanitario. Sì, in attesa dell'ospedale unico rafforziamo gli ospedali esistenti, costruiamo quelle strutture territoriali che devono essere molto importanti nel momento in cui si avrà per l'ospedale unico da qui a una decina d'anni, 7-8 anni. Sanremo in particolare ha un investimento finito che è questo, adesso avvia le sale operatorie nuove all'ospedale connesse direttamente al pronto soccorso, sta costruendo il polo donna-bambino al Palafiori, cioè l'attività consultoriale, e sta costruendo il palazzo della salute più complessivo al Baragallo. Quindi sono quattro investimenti rilevanti che saranno tutti quanti attivati tra primavera 15 e primavera 16, quindi quattro cose nuove nel giro di un solo anno. A Imperia è in corso un'operazione enorme, il Palasalute a Porto Maurizio. Dicevo poc'anzi che finanzieremo entro breve anche la messa in sicurezza del Rio Rattallo, tra fine mese e inizio del prossimo anno, in modo che contestualmente si possa mettere in sicurezza anche quel torrente problematico in quella parte della città, Porto Maurizio. Praticamente manca solo da aprire un cantiere, che è quello del Palazzo della Salute di Bordighera. Abbiamo cambiato un po' il profilo di quell'operazione, ma si va in gara nei prossimi mesi e quindi tutti i grossi interventi nell'area imperiese a questo punto saranno operativi. Sono 4 a Sanremo, appunto il pronto soccorso, Palafiori, Baragallo e sale operatorie dell'ospedale. L'intervento di Imperia molto grande, concentrato e unico su Porto Maurizio, la casa della salute, e quello di Bordighera, appunto la casa della salute.